Emozioniacolori.it presenta Mangio Meglio con Simona Perseo. Buongiorno, buon martedì e ben ritrovati da Andrea Secci e dalla nostra biologa, nutrizionista, la dottoressa Simona Perseo. Buongiorno Simo. Buongiorno. Ben ritrovata in questa puntata di aprile, la puntata prima di Pasqua, quindi ci siamo un po' consultati poco fa e abbiamo deciso di non parlare di diete oggi perché insomma nel weekend che sta per arrivare tutti magari la dieta la lasceranno, la accantoneranno un attimo. Certo, è certo, poi ci sono anche tante feste dopo Pasqua, sì, inizia vabbè, un periodo insomma pieno vabbè, comunque, di vi promettiamo che dopo Pasquetta vi parleremo di dieta, fino a Pasquetta faremo finta di niente. No, chiaramente oggi parliamo di un argomento molto importante che riguarda moltissime ascoltatrici, ma anche molti ascoltatori, perché la ritenzione idrica riguarda anche gli uomini. Certo, sì, colpisce soprattutto le donne, è un problema che colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini, però alcune volte interessa anche l'uomo. E comunque vi posso dire che una donna su due è affetta da ritenzione idrica e anche da cellulite, perché poi sono due disturbi che sono strettamente collegati uno all'altro. Allora, oggi parliamo di ritenzione idrica, se certo. Non l'avete capito. Ok, partiamo. Anzi, posso dire una cosa proprio brevemente, che nelle prossime puntate, a partire da oggi, affronteremo tanti problemi legati proprio al mondo femminile. Okay. Quindi vi affronterò con voi tanti argomenti. Allora, prima di tutto, ecco, vi voglio dire che per prevenire o addirittura per sconfiggere, perché alcune volte si può, questo disturbo, appunto la ritenzione idrica, bisogna intervenire su diversi aspetti della vita. E primo fra tutti, chiaramente, l'alimentazione. E che cosa vuol dire ritenzione idrica? Allora, le donne che soffrono di questo problema tendono a trattenere l'acqua negli spazi intercellulari, nelle zone soprattutto ricche di tessuto adiposo. E questo ristagno di liquidi chiaramente crea questo inestetismo fastidiosissimo detto buccia d'arancia, che spesso è accompagnato da problemi a livello del microcircolo, cioè a livello dei vasi sanguigni e linfatici che si trovano appunto nel tessuto sottocutaneo. E le zone maggiormente colpite, tante signore lo sapranno perché che ci stanno magari ascoltando, perché ne soffrono, sono appunto le cosce, la pancia, i fianchi e gli arti inferiori. E è un disturbo che ha origina da fattori di tipo ormonale e comunque colpisce soprattutto donne che conducono una vita sedentaria. E quando non ci sono delle malattie, quindi delle cause patologiche, l'alimentazione e lo stile di vita sono i due fattori principali sui quali bisogna agire. Ok. E un'alimentazione squilibrata, ricca chiaramente di grassi e di sale, in assenza di attività fisica, abuso magari di fumo e di alcol, sono i fattori che possono incidere pesantemente su questo disturbo. Allora, io adesso vi dirò e vi darò alcuni brevi consigli per cercare appunto di sconfiggere questo disturbo. Primo fra tutti, limitare il consumo di sale, imparare a condire gli alimenti con per esempio spezie, limone, aceto e per insaporirli appunto in una maniera diversa. Bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, che corrispondono all'incirca 8 bicchieri. Sì. Assumere sempre alimenti, cioè favorire l'assunzione di alimenti drenanti. E cosa sono? Sono quegli alimenti che favoriscono l'eliminazione dei liquidi, come ad esempio ce ne sono alcuni, sono dei succhi, succo di mirtillo, succo di pompelmo, l'ananas, il tè verde, alcune tisane drenanti. E la dieta deve essere ricca sempre di frutta e verdura, specialmente di frutta, e comunque fra le verdure quelle che aiutano l'eliminazione dei liquidi sono i pomodori, i cetrioli e i peperoni. Consumare cereali sempre preferibilmente integrali e assumere giornalmente anche una buona integrazione con calcio e magnesio, che possono essere trovati anche nei cibi, per esempio consumando yogurt e latte.
E poi ci sono tutta una serie anche di erbe note che hanno proprietà drenanti, come la linfa di betulla, il tarassaco, l'uva orsina e la vite rossa, che è particolarmente ricca di bioflavonoidi che agiscono sulla ritenzione idrica proprio a livello delle proprietà, aiutano in pratica il microcircolo a rispettare, a riprendere la normale regolarità. Vedo che dell'argomento insomma potremmo parlarne almeno per altri 10 minuti, ma lo sai, noi a 5 ci dobbiamo fermare, quindi invito i nostri ascoltatori ad andare adesso su www.emozioniacolori.it. all'interno della categoria azzurra, quella del benessere, trovate proprio Mangio Meglio, la rubrica settimanale della nostra biologa nutrizionista Simona Perseo, che vi ricordo riceve anche nei suoi studi di Massa, Forte dei Marmi e Viareggio. E se volete prendere un appuntamento con lei, la potete contattare al 335 7060107. Simo, allora intanto buona Pasqua, visto buona che Pasqua. Ci vediamo il giorno dopo Pasquetta, quindi martedì prossimo, parleremo, lo diciamo già, di dieta e la pancia piatta. La pancia allora piatta. Parleremo sì di un altro problema che affligge numerose donne, che è appunto il problema della pancia, quindi come fare per eliminare la pancia. Ve lo ricordo ancora, continuate a seguire la nostra Simona Perseo su www.emozioniacolori.it. Andrea Secci è tutto, ciao Simo. Ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Mangio Meglio. Appuntamento tra 7 giorni.